Oggi ho spiato mentre il direttore inseriva il codice per entrare nella torre. Gli ultimi due numeri erano 7 e 3. Non so gli altri, ma forse si potrebbero tentare delle combinazioni. Chissà quanto ci vorrebbe. Questo posto è l'emblema della disperazione. Siamo qui, rinchiusi e separati dal mondo esterno, sospesi su un abisso senza possibilità di scampo. E qual è l'accusa? Ryan non ammette divergenze di opinioni nella sua preziosa Rapture. Spero che questo posto gli crolli sul groppone. Bene, bene figliolo. Quello è metà codice. Ora trova il resto. Ehi Murphy, sono Dodge. Un uccellino mi ha detto che hai scoperto il codice del direttore. Invia un messaggio alla mia cella nel blocco A. Dimmi dove hai nascosto il codice e potrai considerare saldato il tuo debito. Il direttore ha ignorato per troppo tempo i miei avvertimenti. Me ne sto occupando personalmente. Ho nascosto un dispositivo per disattivare le torrette e riprogrammare i robot. So anche il codice. 2, 6... Quello è il codice completo. Ce l'hai fatta. Adesso vieni qui e abbattimi. Libero arbitrio, Delta. Questo è il dono che ti ha fatto Eleanor. E ogni tua decisione non ha fatto che trasformarla a tua immagine e somiglianza. Sinclair è privo del libero arbitrio. E ciò nonostante, serve il mondo alla perfezione. Adesso, lui è un uomo migliore. Signor Dodge, è un'offerta generosa. Ho nascosto il codice nel bagno comune, nello sciacquone dell'ultimo gabinetto a sinistra. Troverà anche qualcosa che ho messo via per i momenti bui. Prenda pure. Buona fortuna con il codice. Cosa? Non sente. È il momento di lasciare questo posto. Ho sperato per mesi di poter rivedere la mia famiglia, ma sembra che questo cappio sia il mio unico biglietto per la libertà. Di certo Ryan ha confiscato la libreria e chissà dove sono stati costretti a vivere Gloria e Michael. Non riesco più a pensare. Non posso dormire con quei bagliori alle finestre. Là fuori qualcosa ci osserva. Forse adesso dormirò. Quando mi ammazzerai, ragazzo, non sentirti in colpa. So che cercherò di abbatterti, ma mi consola sapere che dopo di me penserai alla Lamb e che farai vedere alla giovane Eleanor la luce del sole. Fatta, ragazzo. Ora vieni da me. Mi spiace doverci salutare così. Non fai
Sinclair si sta spostando. Seguilo. Quella chiave ci serve. Non c'è. Addio, ragazzo. Grazie. Sinclair è morto, padre. Mi spiace. Non so se eravate amici. Quando sei pronto, prendi la chiave. Padre, temo che annullare l'isolamento comporti il rilascio di tutti i prigionieri. Quindi, preparati prima di usare la chiave sull'interruttore di bypass. L'attenzione della Lamb sembra essersi spostata dai miei prigionieri a sua figlia. Immagino che li ritenga irredimibili. Vogliono un'altra dose di Adam, e devo faticare non poco per ottenerne altra dalla buona dottoressa. Per fortuna il trattamento li ha indeboliti, altrimenti avrebbero assalito la torre e usato le mie budella come corde. Bloccaggio manuale. Fine del coprifuoco. Temporaneo blocco ufficio sicurezza. Sinclair è morto da eroe della famiglia di Rapture, Delta. Per te era un amico o uno strumento? Riesci a cogliere la differenza? E Eleanor? Tu hai scelto il soggetto Delta anteponendolo a tua madre, al tuo popolo e al dovere che ti accompagna dalla nascita. E sia, tu credi che questo veicolo porterà Delta in salvo, come fosse un bambino viziato con un giocattolo nuovo. Allora non ho scelta, devo sottrarglielo. Coprifuoco terminato. Tutte le celle e le paratie sono state aperte. Oh no! Mia madre ha spostato la sua attenzione sulla navetta. Dobbiamo tornare subito lì. Questo è morto tutto solo e impaurito. Attaccaci e farai la stessa fine. Ogni momento che passa, Eleanor si allontana da me, Delta. Molto presto, questa sua ossessione per il padre sarà la sua fine. Mi hai lasciata senza desideri,
Prima che tu muoia, ti priverò di tutto ciò che ti è caro. Sinclair sarà solo un altro cadavere sulla tua coscienza. Temevo che sarebbe successo. Ha fatto saltare in aria i compressori della zavorra, padre. Saremo troppo pesanti per risalire, a meno che... Vediamo. Penso di poter far evaporare l'acqua e far risalire la navetta, però non posso generare tutto quel calore da sola. È giunta l'ora di reclutare il resto delle sorelline di mia madre. Le porteremo con noi. Recati alle corsie pediatriche. Non le permetterò di dividerci di nuovo, padre. Tieni duro! Questo non è un sermone. Non vi darò l'illuminazione. Ogni cosa che dirò la conoscete già. I seguaci di mia madre stanno cominciando a far esplodere le cariche. Non c'è tempo!